Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla prima rassegna del documentario e della comunicazione archeologica. Rassegna organizzata dall'Archeo Club d'Italia di Lico di Obea in collaborazione con Fine Art Cinema e patrocinata quindi dal comune di Lico di Obea, dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, dal Parco Archeologico del Parco del Calatino, quindi dalla Scuola di Specializzazione di Catania e dalla Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. Un grazie va sicuramente allo staff dell'Archeo Club che come sempre ha saputo comunque risolvere i vari problemi di natura, di qualsiasi tipo di natura, e grazie a loro oggi siamo qui e quindi diamo inizio a questa lunga maratona che poi si chiuderà il 10 di novembre con il premio poi dedicato al professor Antonino Di Vita. Perché la manifestazione, questa rassegna? Semplicemente perché riteniamo che questo territorio, il territorio di Licodia ma anche quello dei paesi limitrofi, necessita di una nuova luce, necessita quindi di che venga illuminato, proprio perché l'archeologia è l'elemento fondante di questo territorio, e se noi riusciamo a mettere assieme a quello che è la ricerca archeologica anche l'aspetto che è altrettanto importante, altrettanto interessante, l'aspetto comunicativo, credo che daremo un contributo notevole al territorio e quindi alla sua valorizzazione in una crescita sostenibile, crescita che riguarda non solo quindi l'aspetto culturale, ma anche quello sociale, sicuramente civico, ma anche quello economico. Io sono anche un po' emozionata perché parlo ad un pubblico che non conosco, e mi sto occupando assieme a Giacomo e ai ragazzi dell'Archeo Club di una manifestazione che riguarda la comunicazione dell'archeologia attraverso i film e attraverso altri linguaggi che non sono soltanto quelli delle conferenze o i linguaggi tipici, diciamo, dell'accademia a cui sono stata abituata per tanti anni. Questa rassegna è particolare, probabilmente la sua impostazione non è assolutamente originale, ci siamo ispirati, è inutile negarlo, alla rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto, dove abbiamo più volte partecipato con alcuni documentari, ma con cui abbiamo anche collaborato in questi anni. Ci siamo ispirati a questa, ma abbiamo cercato di muoverci indipendentemente nella scelta dei film da proiettare. Essendo una sorta di prima edizione, di puntata zero, è indispensabile capire cosa la gente recepisca dell'archeologia e quali siano i temi più interessanti da trattare. Quindi abbiamo deciso di articolare il nostro palinsesto in film che siano sia stranieri che italiani, sia legati al territorio siciliano in generale e sia di più ampio respiro. Avremo tantissimi interventi anche all'interno di questa manifestazione da parte di ricercatori che si occupano del territorio di Licodia, ma anche da parte di funzionari di sovrintendenza, di enti istituzionali che daranno anche il loro contributo attraverso queste conversazioni. Parlo di incontri, di conversazioni, proprio perché abbiamo voluto eliminare il tavolo e l'idea che un archeologo, per poter comunicare col pubblico, debba farlo necessariamente durante una conferenza. Esistono altri linguaggi e a volte per poter comunicare col pubblico bisogna cercare di abbattere le barriere. In questo il cinema un po' ci aiuta, dobbiamo essere sinceri, però anche la componente umana fa la sua parte ed è molto importante. Sì, è sicuramente importantissimo, noi siamo qui, infatti l'emozione ci gioca anche brutti scherzi, ma giustamente, come dire, è una prima a cui noi crediamo molto, abbiamo lavorato, è da circa un anno che lavoriamo a questa manifestazione. E ci crediamo fermamente il ruolo che può avere questa manifestazione in seguito e quindi in futuro. Prima di passare la parola al sindaco, però volevo ricordare che la manifestazione quindi si articolerà in questi giorni, quindi in incontri, come diceva Alessandra, di archeologia. C'è anche dall'altro lato quindi il cinema, c'è anche una mostra dedicata al professor Antonino Di Vita che ci permette di
capire, cogliere, credo in queste foto, almeno per quanto mi riguarda, l'essenza di quest'uomo, la cui, il cui interesse è esclusivo e unico, e la finisce. E tutto poi gira attorno a questo, cioè dire l'archeologia. Credo che è evidente questo appunto in queste foto. E poi infine c'è la fiera del libro, di cui poi parlerà Alessandra. A questo punto io vi auguro quindi una buona serata, vi invito a ritornare durante le serate successive. E passo la parola al sindaco. Chiedo di stare a te, ecco, perfetto. Buonasera a tutti, io sono un po' commosso, no? Dalla grande dedizione che vedo in questi ragazzi dell'Archeo Club, perché naturalmente è l'ennesima manifestazione a cui loro si dedicano, e sono tutte manifestazioni di altissimo livello culturale, prima di tutto organizzativo, e alle quali diciamo dedicano grande entusiasmo. Ho visto così il percorso dal 1982 in questo trentennale che ha fatto l'associazione, mi pare un evento di grandissimo rilievo. Cioè, se noi consideriamo che tutto sommato una piccola comunità come Licodia Eubea riesce a esprimere un'organizzazione con tanta gente, tanti soci che hanno dimostrato e dimostrano una grande passione, non solo, ma anche livelli di competenza, devo dire, notevoli rispetto a quelle che è la complessità archeologica, mi pare, no? Di Licodia Eubea, la sua discendenza greca, eccetera, è un evento di grande rilievo. Sì, grazie al sindaco Giovanni Verga. Adesso inviterei qui sul palco la dirigente del Parco della Ceramica del Calatino, la dottoressa Laura Maniscalco. Io ringrazio tutti, naturalmente in primis l'Archeo Club di Licodia Eubea, che insomma cos'altro si può dire? Io ne avevo sentito parlare per tanti anni dal mio collega il dottore Andrea Patanè, che si è occupato e tuttora ovviamente dal punto di vista scientifico continua a curare questo territorio, anche se adesso lui lavora presso il Museo Archeologico di Catania. Però ogni volta che ho l'occasione di tornare a Licodia Eubea mi rendo conto di quante altre cose è riuscita a fare questa associazione. Abbiamo visto poco fa questa sequenza di immagini che, diciamo giustamente, con giusto orgoglio hanno qui presentato, e che ci dimostra una continuità di attività, di interesse che dura da oltre 30 anni. Per quanto riguarda l'altra associazione, Fine Art, che si occupa in particolare appunto della rassegna cinematografica, io devo dire che si tratta di un'associazione ovviamente con una storia più breve, nata da poco, formata da giovani estremamente entusiasti, bravi, assolutamente competenti, pieni di entusiasmo. Anche loro si arrabattano con pochissimi mezzi a realizzare delle opere veramente splendide, significative. Alcune le vedremo durante questa rassegna, non so se le vedremo tutte, però ci sono state alcune di queste proprio, sono delle diciamo delle opere cinematografiche che riguardano proprio il territorio del Calatino. A questo punto non mi rimane che chiamare l'altro indispensabile collaboratore, Lorenzo Daniele. Buonasera. Allora, un po' parliamo di questa rassegna, come è organizzata. Avremo nel corso di queste 5 giornate, al di là delle conversazioni, la proiezione di 11 film. Stasera ne vedremo i primi due. 9 film sono italiani, 2 sono stranieri. In particolare quelli stranieri, abbiamo un film spagnolo, Achille nell'isola di Schiros, che è un film d'animazione che andrà in proiezione domani, che sarà una giornata dedicata a un pubblico più giovane, ai bambini, ai ragazzi, e quindi avremo 3 film d'animazione, e un altro film straniero che invece verrà proiettato nella giornata conclusiva, quella di sabato, è Kulfara, un film iraniano
molto importante perché ha vinto il premio Paolo Orsi alla 22esima rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto, quindi avremo il piacere di avere un film molto importante che comunque ha avuto un ottimo risultato. E solo una parola, perché non è stata detta, sul premio di vita che consegneremo l'ultimo giorno, sabato. Abbiamo voluto istituire questo premio Antonino di Vita, che andrà ad un personaggio, ad una persona che ha speso la propria vita professionale nell'ambito della comunicazione archeologica, e piano piano assieme sabato scopriremo chi è questa persona. E a questo punto, ecco, io direi di aprire ufficialmente la rassegna, quindi buon divertimento, buona visione e ci vediamo in seguito, e comunque vi invito poi a venire anche nei giorni successivi.